Benvenuti a questo concerto che è il concerto finale della masterclass tenuta da Ines Salazar per la settimana del Belcanto di Civitanova Nova. Ines è qui con noi, diciamo subito un grande applauso. In realtà questo è uno dei tre concerti che abbiamo messo a disposizione dei partecipanti alla masterclass, è quello in cui parteciperanno tutti. Ieri eravamo a Loreto nel bellissimo sagrato della Basilica e abbiamo fatto un bel concerto con l'orchestra, veramente grande emozione, un luogo denso di emozioni. E il prossimo sarà domani al Bacco sul Mare, è un programma dedicato a Mozart, un Mozart in particolare. Parleremo di Mozart giovane, quando all'età di 15 anni, intorno agli anni 60, venne in Italia per fare i suoi viaggi. All'epoca non si poteva conoscere il resto del mondo da casa come facciamo adesso, quindi bisognava girare, fare gente, girare il mondo. E lui ha preso la cantabilità italiana. E quindi fare un percorso di questo tipo, attraverso i suoi viaggi, anche nelle Marche, perché è stato appunto anche nelle Marche ha preso appunto lo stile italiano, lo stile marchigiano di Pergolesi, che è uno dei capostipiti della scuola napoletana, della scuola buffa dei primi del 700. Quindi c'è un filo che lega Mozart alla nostra vita, e domani lo scopriremo. Questo invece è un concerto nel quale loro tutti, sei partecipanti, canteranno. Andrea Abosso, che invito subito sul palco, facciamo un bel applauso. E cominciamo proprio a parlare di Mozart. Qui è un Mozart più maturo, perché nel 1786, Mozart nasce nel 56, muore nel 91, 35 anni, vita molto breve, come all'epoca succedeva. Ma è molto densa, grandissime composizioni in tutti gli ambiti, e scrive Le nozze di Figaro, che è una delle prime opere nelle quali si vede una sorta di pentimento di Mozart, cioè come se stesse facendo un percorso che lo portasse a conoscere, e che appunto attraverso Le nozze di Figaro, attraverso Così fa tutte, attraverso Don Giovanni, ecco, che vede da un'altra luce il narcisismo del Don Giovanni, che poi si gioca anche nel Così fa tutte, il gioco tra uomini e donne, lo stesso anche nel Nozze di Figaro, poi naturalmente il testamento spirituale che è il Flauto Magico. Quindi c'è questa sorta di pentimento che si evince proprio. E quindi ecco che questo Don Giovanni sembra quasi scritto per se stesso, per riscoprire i valori che naturalmente non sono quelli del pertinaccio, ma i valori veri della vita. Allora ascoltiamo adesso la prima delle sei cantanti. Lei si chiama Ines Epifanio, viene da Tropea, un'altra bellissima località marina come Civitanova Marche, dall'altra parte però in Calabria. Si chiama Ines Epifanio appunto, e canta Deviene non tardar dalle nozze di Figaro. La milita del loco, la terra e il cielo rispondono.
mondo. Voler dare al canto la
dargli il compito di essere protagonisti, cioè la melodia, il canto bello, diventa l'obiettivo delle composizioni. Quindi i compositori come Donizetti, come Bellini, scrivono delle opere in cui è proprio la linea del canto, la melodia che è importante. E quindi da questo grandissimo compositore che è Donizetti, adesso ascoltiamo da una delle sue più belle opere, Don Pasquale, quel quarto il cavaliere. Lo canta Chiara Latini, che è una giovane cantante di Roma, che è venuta a Civitanova per la prima volta. La mamma si è già innamorata di Civitanova, e dovrete presto, immagino, e veramente siamo molto contenti di averla conosciuta. Ha 29 anni, ha una qualità come tutti loro naturalmente, e ci canta questa bell'aria. Eccellente!
conosco i mille modi nell'amorose frodi, i vezzi e l'arte facile per adescare un cor. D'un breve sorrisetto conosco anch'io l'effetto, conosco, conosco. D'un sommeto l'amor so anch'io la virtù magica per inspirare amor. Conosco l'effetto, oh sì, oh, sì. Per inspirare amor, o testa bizzarra son pronta vivace, brillare mi piace scherzar, oh, mi piace scherzar, o testa vivace, mi piace scherzar, o testa vivace, mi piace scherzar, mi piace scherzar. All'interno di una classificazione le voci non sono mai uguali, come gli esseri umani non sono uguali, non possiamo trovare due persone una uguale all'altra. E così le voci sono veramente interessanti, ognuna ha una sua caratteristica. Adesso facciamo un salto indietro e arriviamo al barocco, e una data un po' cardine di questo periodo, 1685, nascono Scarlatti a Napoli, padre della scuola napoletana, Bach in Germania, che è il grandissimo matematico divino, diciamo, da un punto di vista compositivo, strumentale e non solo, e George Frederick Handel in Inghilterra. E adesso ascoltiamo l'opera Scherzi di Handel, non so se sia la Spemme, e lo canterà il nostro mezzo soprano, che è Maria Cecilia Cecci. Non so.
Da Roncole di Busseto e si iscrisse al conservatorio, ma non fu accettato, l'esame di sessione l'hanno scartato perché diciamo, non aveva una buona tecnica, ma lui insistette e quindi cominciò a scrivere e era duro stare a Milano, ma lui poté rimanere a Milano, studiare, comporre grazie a una persona che si chiamava Giuseppe Barizzi, un filato. Una persona di cui oggi si parla pochissimo, ma oggi non potevo parlare di Verdi se non ci fosse stato questo grande personaggio, ecco, per l'importanza dell'essere sostenere chi magari non ha la possibilità, ai giovani, ecco, questo è un po' quello che anche la bravissima Ines Salazar fa con questa masterclass, cerchiamo di fare, dico assolutamente, però penso che questo debba essere un obiettivo, no? E Giovanni Barizzi è stato veramente un grandissimo mecenate e filantropo. Quindi Verdi comincia a comporre e scrive un paio di opere che sono un fiasco totale, Un giorno di regno, Oberto conte di San Bonifacio, non va, la Scala diventa... cioè, veramente un successo incredibile. Allora che fa? Invece di tornarsene a Roncole di Busseto, comincia a lavorarci, comincia a studiare. Gli anni di galera, lui li chiama, gli anni di galera. Si chiude in casa, anche se sta a Milano al centro della vita, e comincia a lavorare, a studiare. Ecco che nascono questi grandi opere che poi con Nabucco ha il suo grande successo e poi comincia la sua grande carriera. Però il Corsaro, non so, le tre immagini, è una l'area che ascoltiamo adesso dalla voce di Chiara Latino. Thank you.
sospiri secondo sé che più veloce giunga il flebile lamento. Oh, il cor del mio fede sulla essere uno dei compositori più in voga dopo il Nabucco.
grazie alla sua tenacia, grazie a Parezzi che lo sostiene, tant'è che quando si apre il canale di Suez viene commissionata un'opera, Aida. E abbiamo qui una delle più straordinarie Aida della storia, possiamo dire, che è Inés Salazar. Basta andare su YouTube e scrivere Inés Salazar, sono delle interpretazioni veramente straordinarie. Allora stasera cantarci l'aria Ritorna Vincitor è il soprano drammatico Anna Maria Stella Panzini, che viene dalla Puglia, viene da Barletta. Sospir in notte cupo al mente per
perduto e nell'ansia crudel vorrei morire. No, mi pietà del mio soffrir del mio soffrir. Nomi pietà inarrestabile la carriera di Verdi, compone la trilogia popolare Traviata, Rigoletto e Trovatore. Traviata ad oggi è l'opera più eseguita al mondo, siamo nel 2021, è ancora l'opera più eseguita, immaginiamo la grandezza di questo uomo, di quello che è riuscito a comporre. Adesso ascoltiamo da Rigoletto l'aria Caro Nome. È l'aria con cui Gilda si presenta sulla scena, è una bambina, una ragazza giovanissima, figlia di Rigoletto, che si innamora di un giovane, il duca di Mantova, che si fa chiamare da lei Gualtiero Mattei. Allora lei adesso canta quest'aria, Caro Nome, nel mio cuore penso a questo uomo. In realtà lui è un libertino, uno che va con tutti. Il papà cerca di salvarla, ma viene punito, ucciso dalla sua stessa maledizione che fa a Monterone all'inizio dell'opera. Una bellissima aria che evoca proprio la leggerezza di Gilda, di questa bambina, di quell'ingenuità, proprio questo incedere, iniziare una musica possibile, è vero, è proprio grande per questo, perché con la musica sottolinea proprio il carattere del personaggio. Cantarlo è Ines Epifani. Yeah.
Poche parole, la particolarità di Miss Saigon è che è un musical molto bello, che vi invito ad ascoltare. Gli attori sono gli stessi del più celebre musical, Les Misérables. La cosa particolare è che, benché le musiche siano originali, la storia è esattamente la storia della Butterfly,
riprodotta nella guerra, durante il periodo della guerra del Vietnam. Quindi c'è il Marine americano che va nella guerra del Vietnam e incontra questa giovanissima prostituta vietnamita, e poi la storia continua esattamente come la conoscete tutti, immagino. Questo brano, che è Why God Why, e si colloca nel momento in cui lui ha passato la notte con questa ragazzina alla fine, e si sveglia la mattina e chiede Dio perché adesso stavo per tornare a casa, ho fatto la guerra, andava tutto bene, avevo delle mie memorie, invece devo andarmene con il ricordo di questa, no? In quel momento lui si sente innamorato, quindi dice Dio perché mi hai dato questa esperienza, questa notte. Questo lo posso. What has I gone, never sleep at night? What does this girl smell of horn and trees? Can I feel good when nothing's right? Why is she cool when there is no breeze? Vietnam, you don't give answer to your friend. Just questions that will never end. Send me now a night like this. Who is that girl in this rusty bed? Why am I back in a filthy room? Why is her voice ringing in my head? Why am I high on a cheap perfume? Vietnam, I see, I mean no offense, but why does nothing here make sense? Why, God, show your hand? Why can't one guy understand? I've been with girls who knew much more. I never felt confused before. What the new frontier didn't have anything to do with me. I went back to rehab, show Saigon is corrupt. It's better to be driving from the embassy. Cause see, if you can pull a string, a guy like me lives like a king, just as long as you don't believe anything. Remembering her.
Allora, abbiamo parlato di Mozart, per esempio, di Verdi, non possiamo non parlare di Puccini, questo compositore che da Lucca, veramente nato a Lucca, ma cioè, sostituito su tutto il mondo. E parliamo proprio di quest'opera, di cui accennava prima Andrea, Madame Butterfly. E lei, in questa aria, Giorgio San, spero di vedere da lontano questo fumo, un bel vedremo elevarsi di fumo, è la nave di Pinkerton, che lei aveva sposato con un ricco giapponese 4-5 anni prima, ma questa nave arriva, sì, ma arriva con Pinkerton dentro, ma Pinkerton viene per bottoli, per portarsi via, e quindi non resta a Giorgio San che uccidersi, la sua katana, fa karakiri. Si uccide perché? Per lasciare al figlio, non lasciare ombre nella sua vita, la mamma non c'è, quindi non deve tornare in Giappone, ma fa la sua vita. Uccide molto spesso mette in luce la fragilità umana, la fragilità, cioè l'essere umano, in questo caso la leggerezza. Quest'uomo che va in Giappone, vede una bella ragazza, si sposa, mette incinta e poi va via, poi torna, si prende. Quindi perché lo fa Puccini? Perché? Per mettere in mostra proprio la fragilità dell'essere umano, appunto come Monto, da grande maestro che è, maestro di musica, ma anche grande maestro di vita. Bene, allora torniamo a un bel di vedremo, questa bellissima aria drammatica cantata stasera da Venizia Sabria Rasmussen, che è per metà italiana, visto che ha la mamma siciliana, e per metà danese, visto che il papà è appunto danese, è nato in America, quindi è proprio cosmopolita. Allora un applauso a Venizia Sabria Rasmussen. Per il cuore.
chiamerà Butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta un po' per Cilia e un po' per non morire. Olezzo di verbena, il nome che mi dava il suo venire. Tutto questo verrà, te lo prometto. Una più bella dell'altra, queste musiche straordinarie. Allora, adesso lascio il palco di nuovo ad Andrea Grosso, che ci fa ascoltare una canzone dal musical Il Fantasma dell'Opera. È un momento molto particolare, perché è il momento in cui il Fantasma dell'Opera, che da lontano segue il suo angelo della musica, che è questa cantante, questo è il momento in cui riesce a portarla con lui, la sta un po' incantando, lei si sta facendo affascinare, e lui in questo modo cerca di sedurla in realtà, e vive questa strana sensazione conflittuale per cui lui la desidera, la vorrebbe, però sa che non potrà averla. E l'altro conflitto è dato dal fatto che lui la ama, ma non è abituato ad amare. Vive da solo, nascosto, da sempre. È sfigurato. Questa maschera nasconde il suo volto, credo che sia bruciato o qualcosa del genere. E quindi la vuole sedurre dolcemente, ma ha un lato oscuro, un lato feroce, che la vuole incantare, la vuole manipolare. Infatti in quel caso cercherà poi, troverà il modo per addormentarla, e quindi vive questa ambiguità. Scusate, perché la versione italiana anche ha un testo leggermente diverso, quindi cosa faccio quindi? Da casa, passo. Me lo metto qua, così sento. Tentazioni, quando vuoi oscure sensazioni, nella notte senti immensi sogni ardenti. Splendore, chi ama senti, offile il tuo cuore, guarda gli occhi miei, come in sogno ti vorrei, non sarà la luce che davvero vuoi. La notte è dolce musica per noi. Chiudi gli occhi ed arrenditi
adesso puoi, per salvarti i tuoi sogni infiammerò. Chiudi gli occhi, il tuo angelo sarò. Fantasie nel tuo calice berrò. Notte nera che ti avvolge adesso, tinte tetre, sei in mio possesso, vivi e capirai, nell'immenso volerai, se non hai confini so che tu lo puoi. La notte è dolce musica per noi. Senti ormai la ragione muta fugge via, coi pensieri di un mondo non più tu. Volerò dove offenderci non può. Con l'idea che persa in me ti avrò. Folle scorre, velenosa ebbrezza, dammi, ama, prendi ogni carezza, resteremo. Lascia nascere così quell'immagine d'amore che tu vuoi. Può tutto questa musica per noi. Verismo, Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, Livornesi, Cavalleria Rusticana, cavalleria, l'essere cavalieri, ma in maniera un po' rustica, in effetti, Turiddu viene ucciso da Alfio, perché Turiddu prima di partire soldato stava con Lola, una bellissima ragazza, poi Lola però si era messa nel frattempo con Alfio. E lui si era, appunto, stava con Santuzza, e quando è tornata ha visto, insomma, che lei, che Lola, la sua amata, stava con un altro. Però ha continuato a stare con Santuzza, ogni tanto andava da Lola, tant'è che Alfio gli ha morso l'orecchio in segno di duello, l'ha sfidato a duello e l'ha ucciso, l'ha ammazzato. Questa è una cavalleria molto rusticana. Ecco, allora, questa è l'area in cui lui, Turiddu, parla alla mamma, Santuzza parla alla mamma di Turiddu e gli racconta tutta la storia, lo sai, mamma, quando soldato, eccetera.
È un'aria veramente molto bella, molto, molto, molto struggente. E a cantarcela è Anna Maria Stregato, il nostro soprano, drammatico. Qualità delle voci poi dimostrano anche le emozioni, è tutta un'opera pervasa dalla gelosia, il cavaliere musicale di Giovanni Verdi. Passiamo all'ultimo brano, Grande Opera, di cui ci siamo occupati prima quando abbiamo parlato di Aida, adesso in Francia, Carmen, ma anche Romeo e Giulietta di Guno, l'aria di Bellino, a cantarla Venezia Sant'Emilia Rasmussen.
senza pouvoir. Crete vede, je ne partirai pas encore. Malgré moi, non, non. Amour, redimmi vos courage et de vos cœurs chasse les froids. Hésitez sans faire outrage, tremblez et en manque de foi. Je bois à toi. Je bois.
citare qui sul palcoscenico Inés Salazar. Anche se domani è ovviamente l'ultimo concerto della nostra questa sera, vorremmo consegnare anche gli attestati di partecipazione, i ragazzi. Scusate la lentezza, è che mi sono fatta male al mio e mi arrivavo alla masterclass, e una deformazione professionale, ho pensato prima alla masterclass. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così affettuoso. Vi dico, questi giorni sono stati meravigliosi, sono stati pesanti, ma non voglio dire pesanti nel senso negativo, sono stati pesanti nel senso che sono stati di grande lavoro, sono tutte voci diverse. Ci sono ragazze con voci più mature, ci sono ragazze molto giovani, ci sono ragazze che sono arrivate in un modo e abbiamo visto anche dei cambiamenti già quasi subito. E di questo ringrazio il maestro Solichetti di credere fermamente nella nostra accademia Anita Cerquetti, che viene dal nostro concorso Anita Cerquetti, che ci sarà tra pochissimo. Voglio dire, oggi è come se voi aveste assistito a una giornata piena di studio, perché i ragazzi sono attivi, già ieri hanno fatto un concerto, ovviamente lo stress, l'adrenalina, ho dormito poco, alle 2 del pomeriggio eravamo tutti nell'accademia con un grandissimo caldo, però tutti abbiamo lavorato intensamente e non sapevamo ancora, non avevamo ancora deciso il secondo pezzo da cantare questa sera. Perciò questa sera avete ascoltato i pezzi che abbiamo provato in questi giorni e altri che i ragazzi hanno deciso oggi di provare anche tecnicamente in un modo nuovo. Per questo io ti voglio da dietro, magari senti un po' di rumore, sono molto emozionata perché la ragione di tutto questo è il loro miglioramento e vi posso assicurare che c'è in ognuno di loro qualcosa di migliorato, di maturato e comunque c'è il messaggio. Perciò ci sarà dopo la masterclass, il modo di riflettere, di maturare l'idea e di continuare a crescere comunque sempre bene per la buona strada, e questo è il mio augurio. Grazie. Grazie. Facciamo entrare rientra i nostri cantanti, anche perché è il momento della canzone degli attestati, facciamo qui degli attestati di partecipazione alla nostra masterclass. Prego. Forse di spiegare bene, approfonditamente, la scena. Io ho avuto la possibilità di saperlo, allora mi sono emozionata ancora di più. E questa storia, che è uguale a quella della Butterfly,
È vero, il maestro ovviamente ha pensato, ha spiegato a modo da uomo, ok? Perciò questo, c'è questa ragazza, c'è la relazione con lei e poi parte, questa ragazza rimane incinta, ma lui è andato via a fare la sua vita e in più si è sposato con un'americana e questa poveretta lo sta aspettando finché arriva, ma lui arriva per prendersi il figlio e lei, per dignità, preferisce togliersi la vita e che il figlio faccia una vita migliore e non, essendo un figlio di una donna abbandonata, faccia una vita molto povera o scarsa, ok? Che succede in questo caso? La storia è vera, però lui mi ha spiegato che questo questo Marine ha una relazione con una donna molto giovane che fa questo lavoro, ma lui si innamora veramente e quello che canta quando lui esce dalla stanza dopo essere stato con lei è dire: ma come, io ho lottato, ho fatto la guerra, ho fatto la mia vita e proprio in questo momento che me ne devo andare trovo il vero amore, e soffre. Oh, che bello! E soffre lui, perciò questa volta soffre l'uomo e va bene così anche, era bellissimo. L'emozione in questo caso e lui è bellissima, io mi sono innamorata di questa storia pur essendo la stessa, però insomma questo ci tenevo a dirvelo. Poi qualche altra cosa, vorrei dire l'aria del veleno, questa è la scena del veleno e questa è la, tutti i pensieri, le paure, le angosce e la voglia di Giulietta di essere con lui ed amarlo anche oltre la vita. Perciò tutta questa angoscia, tutta questa frada è una cosa straordinaria ed è questa grandissima sofferenza prima di decidere ok, lo prendo, e si prende il veleno e poi muore, ma non muore, insomma, sapete la storia, però questo momento è veramente speciale. E poi ovviamente potremmo dire della Santuzza, Anna Maria ha debuttato Cavalleria Rusticana meno di una settimana fa, perciò ha questo ruolo molto fresco e anche essendo una donna del sud c'ha questa passionalità. E spero tutti voi l'abbiate anche notata. Devo parlare, ogni volta che chiamano Ines, sembra che stanno chiamando me, perciò. Ines è una delle ragazze che è venuta in altre occasioni e la stiamo vedendo crescere. E quest'anno ha fatto anche il concorso Anita Cerquetti, è arrivata in finale. Senza il nostro aiuto, perché una cosa è insegnare a un ragazzo, una cosa è spingerlo o aiutare. In questi casi i ragazzi devono essere bravi e fare il loro concorso. Mi spiego, vero? Non perché sono amici, sono aiutati, no, tutto il contrario. Perciò è ancora più grande la soddisfazione di vedere come è maturata e anche in questi giorni quanto è cresciuta, perché certe cose non era ancora pronta forse, però adesso ha fatto un passo in avanti e lo avete ascoltato anche voi, perciò non c'è bisogno che insista. Brava Ines, brava. Chiara è la piccola, è per la prima volta che viene, lei già ha finito il suo conservatorio, ha il suo maestro, però è venuta veramente ad aggiungere qualcosa in più al suo bagaglio e veramente noi abbiamo notato questa differenza e per me come insegnante, oltre che per il maestro
reali che fa, lavora con loro al mattino, i ruoli, i personaggi, e poi il maestro Bosso anche musicalmente. Al pomeriggio hanno avuto le prove con orchestra e il lavoro musicale certosino è veramente molto meticoloso, perché il maestro Zorichetti è, non è che hanno, no, vuole il piccolo, il dettaglio, il particolare, e questo è stimolante per noi, molto stimolante, e loro l'hanno fatto. E, per chiudere il discorso con Chiara, abbiamo visto un cambiamento, e per me come insegnante in questo momento della mia vita è veramente una grandissima soddisfazione, non solo per tutte le altre, ma in lei ho visto la prima volta che viene, e ha fatto veramente un passo enorme, e mi auguro che continui così. Grazie. Voglio dilungare troppo, però è giusto che ognuno abbia... Cecilia, ho detto il nome giusto, perché io l'ho battezzato diversamente. Cecilia è un osso duro, però è una persona tosta, ma ha bisogno del pubblico, perché quando è davanti a un pubblico si trasforma e rende ancora meglio. Perciò devi continuare... e anche avere la consapevolezza di quanto sia bella la tua voce, e certi suoni siano veramente belli. Sappilo, ok? Brava. Avevo già parlato di te, sono innamorata. Maestro, grazie. Scusate, non vorrei parlare più, basta così. Però ho ricordato tutti. Benissimo, hai detto tutto giusto. Allora, io vorrei innanzitutto che facciate un altro applauso al maestro Andrea Bosso, la colonna sonora di questa bellissima sonata. Adesso continuiamo i nostri stati di partecipazione. Andrea Grosso. Maria Cecilia Ceci. Anna Maria Stella Panzini. Chiara Latino. Venezia Sandria Rasmussen. E Ines Epifano, che poi abbiamo... Bene, allora a me le conclusioni. Grazie di cuore a tutti voi. Noi anche quest'anno abbiamo deciso di lavorare proprio la settimana di Ferragosto, quando anche trovare una risma di carta per fare le fotocopie è stato veramente complicato, però abbiamo scelto anche quest'anno questo periodo. Se volete essere dei nostri, anche domani siamo al Parco sul Mare, non so se c'è più umidità o più fresco di qua, qui si sta veramente, veramente molto, molto bene. E parleremo domani di Mozart con partecipanti alla masterclass. Ci sarà una violinista molto brava di 18 anni che viene da Vienna, che si chiama Gisù Son, che suona un concerto di Mozart di quel periodo che abbiamo detto prima. Grazie di cuore a tutti voi. Prima di concludere, noi abbiamo un piccolo omaggio floreale che vorremmo fare. Io faccio anche questo, un attimo che vado a prendere. Maestro, è straordinario. Veramente bravo maestro, un applauso. Pensa a tutti. Il maestro Giovanni Reali, che è un eccellente regista e ci dà anche una mano in questo senso. Grazie. Lascio a te questo.
È ultimo, è ultimo. Non vorrei dimenticare nessuno. Noi lavoriamo veramente con molta intensità. È giusto che nomini le persone che credono anche in questo percorso dei ragazzi e in queste iniziative che fa il maestro Torichetti, che sono Anna Grosso e Luisa Bisetto, che è un ex insegnante di pianoforte e viene alla masterclass per girare le pagine, per stare tra di noi e collaborare ogni giorno in tutte le cose che noi siamo impegnati a studiare, a fare, e loro pensano a tutte le altre cose che sono molto importanti. Ci preparano. Perciò, grazie, sì, ci preparano da mangiare. Allora, ci scavano. Grazie.